Il Piemonte si lascia alle spalle una nuova forte ondata di maltempo, e la regione dove dal primo semestre dell'anno è piovuto il 90% in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. Andrea Morchio della Protezione Civile intanto avverte che i fiumi sono ormai saturi e che questo tipo di pioggia violenta potrebbe causare problemi. Operazione della DIA e dei carabinieri di Asti in Piemonte, sequestrati beni a un noto pregiudicato legato all'Andrangheta per più di un milione di euro. 75 famiglie che abitano a Cabanette Camtalupo, sobborgo di Alessandria, da questa mattina sono senza luce per un guasto alla linea elettrica. Tecnici al lavoro, non si conoscono le cause. Un ben ritrovato a tutti voi e grazie per essere con noi. Dunque, in primo piano l'ennesima ondata di maltempo che per fortuna il Piemonte si lascia alle spalle, passando così da un periodo di grande siccità a un record di nubifragi. Vero è che quest'anno piove un po' dappertutto, a cominciare proprio da questa regione piemontese, dove già nel primo semestre del 2024 si sono registrati 910 mm di precipitazione, circa il 90% in più della media che va dal 1991 al 2020. Ma vediamo cosa è successo dal punto di vista meteo e dei disagi che ha provocato questa ennesima ondata di maltempo. Il servizio di Alessandra Della Ca. Ultimo strascico di maltempo nel nord-ovest, dove ci si è lasciati alle spalle un fine settimana di paura, con intense precipitazioni, lampi e tuoni che hanno accompagnato gran parte della giornata di sabato scorso, e una giovane donna, Claire Venin, 24 anni, uscita di strada con l'auto e morta nelle acque del torrente Savara a Villeneuve, a pochi chilometri da Aosta. Un'altra persona, il 62enne Davide Violin, travolto sempre l'altro giorno da uno smottamento sulle alture di Arenzano, è tuttora dispersa in Liguria. In Piemonte, un motociclista è morto in un incidente sulla strada regionale 23 nei pressi di Pinerolo, dopo aver perso a causa del maltempo il controllo del mezzo su cui stava viaggiando. Ore intense per la sala operativa della Protezione Civile, attiva con un centinaio di COM, centri operativi comunali, e 12 centri operativi misti nelle province di Alessandria e Asti, intervenuta soprattutto nella parte sud della regione. Certo, a Torino, in via cautelativa, ieri è stata disposta la chiusura dei murazzi al transito veicolare e pedonale, e i livelli di tutte le altre aste fluviali, pur al limite, sono rimasti all'interno delle rispettive soglie di guardia. I sorvegliati speciali delle ultime ore sono stati Tanaro, Belbo e Bormida, con un conseguente rischio idrogeologico diffuso nelle rispettive vallate. Particolarmente critica la situazione nell'Alessandrino, nell'Ovadese e nell'Acquese, dove fra smottamenti, alberi caduti, allagamenti ed erosione di strade a causa dell'acqua, la tenuta del manto stradale e dei terreni è stata nuovamente messa a dura prova. Ad Acquiterme gli uomini della Protezione Civile hanno messo in opera delle barriere anti-inondazione per il controllo del fiume Bormida, mentre a Ponti, dove la Bormida è esondata nel campo sportivo, in località Carmenna 8 famiglie sono rimaste isolate per un allagamento della strada legato alle piogge degli ultimi giorni. Nel capoluogo di provincia è stato riaperto dalla mezzanotte di ieri il ponte sulla Bormida che collega Alessandria a Spinetta Marengo, chiuso dal pomeriggio prima per consentire ad Aipo di rimuovere tronchi che si erano accatastati sotto le arche del viadotto. Non poche le lamentele dei cittadini che hanno segnalato la presenza di tronchi già dai giorni scorsi, e non solo a ridosso del ponte, chiuso con scarso preavviso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po. Questa dunque è la situazione generale del maltempo che ha colpito il fine settimana il Piemonte.
Noi adesso ci vorremmo concentrare sulla provincia di Alessandria. Abbiamo in linea il coordinatore provinciale della Protezione Civile, Andrea Morchio, che saluto. Buongiorno. Ecco, io al di là, Buongiorno. buongiorno, al di là di quello che è successo, io vorrei parlare con lei del problema idrogeologico di cui soffre un po' il territorio. Sì, allora noi abbiamo avuto questa forte perturbazione che direttamente diciamo che non ha colpito proprio il nostro territorio, ma ci ha colpito di riflesso. La grossa della perturbazione, come abbiamo visto anche dalle cronache meteo, è stato sulla Liguria. Come ben Sì. sappiamo, noi viviamo di riflesso questa situazione sulla nostra provincia, perché tutta l'acqua che arriva, che viene distribuita sull'Appennino Ligure, cade in parte sulla zona appunto costiera e in parte sulla zona nostra della provincia. Quindi questo ha dato adito a forti precipitazioni che ci sono avute soprattutto nell'Ovadese, nell'Acquese, e poi l'ingrossamento dei fiumi, dei grandi fiumi tipo il Bormida e i torrenti Stura e Orno. Ecco, però il problema è questo, siccome sta piovendo veramente molto, il terreno è sicuramente non più in grado di riuscire a ricevere queste piene. Ecco, secondo lei, al di là di quelle che poi sono le previsioni, se dovesse continuare a piovere in questo modo, c'è un grande rischio, c'è un grande pericolo, oppure secondo lei le falde acquifere potrebbero tenere per evitare dei danni molto più seri? Insomma, noi stiamo leggendo le cronache, quello che accade, quello che è accaduto recentemente in Liguria e in Emilia-Romagna. Ecco, poi insomma, tra l'altro a pochi giorni dai 30 anni dell'alluvione del 94, secondo lei c'è questo rischio oppure no? Allora, il rischio che le perturbazioni siano più frequenti, questo c'è. Queste perturbazioni frequenti, logicamente, come abbiamo detto, inibiscono il terreno, e quindi il terreno diventa, diciamo, non assorbe più nulla, e quindi tutto quello che cade dal cielo, diciamo, va a finire nei fiumi, torrenti, rii e fossi. Questo sicuramente è un problema reale, perché soprattutto le precipitazioni che sono aumentate nel corso degli anni, e tutto il sistema idrografico non è ancora abituato, diciamo, possiamo dire, usare Sì, certo. un termine più discorsivo, non è ancora abituato a ricevere queste grosse precipitazioni. Questo l'abbiamo visto in Emilia-Romagna, la nostra colonna mobile è stata in Emilia-Romagna la settimana scorsa, e abbiamo visto quanto ormai i canali dell'Emilia-Romagna sono quasi inadatti ad contenere tutto quello che accade. Sulla nostra provincia siamo più fortunati, perché abbiamo comunque un'idrografia che va comunque a scendere, quindi il fiume tanto velocemente sale, ma tanto velocemente discende, e quindi questo è per noi abbastanza una fortuna. Logicamente le precipitazioni vicine, molto frequenti, abbiamo avuto due eventi abbastanza importanti nel giro di 15 Infatti. giorni, non aiutano sicuramente il terreno. E noi restiamo intanto sull'argomento perché la popolazione alessandrina chiede all'amministrazione comunale più attenzione nei confronti del decoro urbano del Camposanto cittadino, interessato nelle ultime ore, un po' come tutte le strutture ovviamente, dalla forte pioggia che in alcuni punti ha creato pantano e difficoltà negli spostamenti tra i vari campi del cimitero. Le segnalazioni si concentrano soprattutto nelle vie di accesso, piene di fango e con buche profonde. L'invito è a provvedere a tamponare i disagi, soprattutto in vista delle festività di Ogni Santi, mettendo della ghiaia per permettere un passaggio più agevole ai pedoni. Domanda che intanto gireremo anche al sindaco o all'assessore del comune di Alessandria, che saranno ospiti questa settimana durante la nostra trasmissione filo diretto. Andiamo adesso alla cronaca. Sono stati sequestrati i beni per oltre 1 milione di euro alla famiglia di un 'ndranghetista. L'operazione, messa in campo dalla DIA e dai carabinieri di Asti, ha portato al sequestro di immobili, imprese e quote azionarie. Così ci dice Cristiana Zanetto.
Immobili e quote di partecipazione di una società per un valore superiore al milione di euro sono stati sequestrati ad un noto pregiudicato astigiano legato all'Andrangheta. È il risultato di un'operazione antimafia del Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti. Il nome dell'uomo era già emerso nelle cronache giudiziarie per essere stato coinvolto e condannato in inchieste giudiziarie per reati gravi come l'usura, l'estorsione ed un tentato omicidio e per aver intrattenuto contatti con soggetti legati al mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso. L'operazione nasce da una complessa attività di indagine in cui il materiale raccolto dalla Direzione Investigativa Antimafia di Torino è stato elaborato insieme al personale dei Carabinieri di Asti, un lavoro che ha permesso di ricostruire il voluminoso patrimonio accumulato nel tempo dal nucleo familiare. L'uomo, tra l'altro, aveva molti contatti con le consorterie criminali andranghetiste che sono presenti da tempo sul territorio di Asti e del torinese. 7 gli immobili sequestrati, oltre a quote di partecipazione di una società, 3 beni immobili registrati e 32 rapporti finanziari, il tutto per un valore superiore al milione di euro. Disagi nella zona di Cantalupo e Cabanette, sobborgo di Alessandria, dove 75 famiglie sono senza corrente elettrica da questa mattina. Il guasto è stato comunicato all'Enel e i tecnici sono attualmente al lavoro. Non sono note le cause dell'interruzione della fornitura. Al via da venerdì in Piemonte la campagna di immunizzazione gratuita e su base volontaria contro il virus respiratorio sinciziale. Questo virus causa nello specifico un'infezione respiratoria in più del 60% dei bambini nel primo anno di vita e in quasi tutti entro il secondo anno ed è il principale responsabile di bronchiolite, bronchiti asmatiche e asma nei bambini e negli adolescenti. L'infezione, ha sottolineato la Regione Piemonte, può essere molto grave, tanto che il 4% dei bambini colpiti che hanno meno di un anno richiede il ricovero in ospedale, tra questi 1 su 5 deve essere ricoverato in terapia intensiva. Nel 2023 il virus in Piemonte è stato responsabile di oltre 1000 ricoveri di neonati con meno di un anno e di più di 1500 accessi in pronto soccorso. Un forte impatto sanitario con ricadute importanti anche sull'assistenza domiciliare del bambino, l'assenza lavorativa dei genitori e l'inevitabile preoccupazione delle famiglie. L'obiettivo della Regione Piemonte e di tutti gli addetti ai lavori che da mesi si impegnano alla riuscita della campagna di immunizzazione con anticorpo monoclonale Sirvimab è ridurre l'incidenza delle malattie provocate dal virus respiratorio sinciziale con conseguenze positive per i bambini, per le loro famiglie e per il sistema sanitario. È rivolto alle nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo il nuovo bando delle Galle Borba che sta suscitando un vasto interesse fra semplici cittadini e rappresentanti di nuove imprese che hanno preso parte agli incontri informativi che si sono tenuti nell'Astigiano, nell'Acquese e nell'Ovadese. Allora ci fa un resoconto Fabrizio Mattana in questo servizio. Il primo bando del quadriennio 23-27 del Gal Borba, gruppo di azione locale, è stato presentato nel corso di una serie di incontri che si sono tenuti ad Asti, ad Acquiterme, a Roccaverano e infine ad Ovada. È un bando rivolto alle start-up non agricole, quindi alle nuove imprese. Avrà una dotazione finanziaria iniziale di 200.000 euro e le domande di adesione potranno essere presentate entro il 31 gennaio 2025. Un bando che avevamo già predisposto nella programmazione precedente, che ha avuto un grande successo di attenzione di pubblico e di partecipazione, segno che ormai il GAL per il territorio è diventato una vera e propria agenzia di sviluppo e i partecipanti beneficeranno, quelli ammessi ovviamente a finanziamento e alla graduatoria, di un premio di insediamento, di avvio di attività forfettario di 25.000 euro. Ad Ovada, presso l'Enoteca regionale del Monferrato, l'iniziativa è stata presentata alla presenza di numerosi sindaci del territorio e dell'ex assessore regionale all'agricoltura Marco Protopapa. Per l'amministrazione comunale è intervenuta l'assessore all'attività produttiva e all'agricoltura Sara Olivieri, un'attività, quella del Gal Borba, che al di là del bando presentato ha in calendario per i prossimi anni anche altre importanti iniziative.
Questa nuova programmazione ripresenta a favore del pubblico gli interventi per i comuni rivolti al recupero del patrimonio storico e architettonico e alla valorizzazione ambientale implementando i servizi sulla rete sentieristica. Avrà una dotazione complessiva per questa programmazione, che è più breve di quella precedente, di 3 milioni di euro che saranno ovviamente a beneficio di questo territorio GAL, con la speranza che crei davvero più economia e più valore aggiunto alle imprese delle aree periferiche marginali. Sarà prorogata fino al 10 novembre al Museo C'era una volta di Piazza Gambarina d'Alessandria la mostra intitolata I monili di casa Bettania. Hanno infatti suscitato grande apprezzamento le collane, i braccialetti e gli anelli realizzati dagli ospiti di questa struttura grazie al supporto della cooperativa Mare Nostrum, così come è piaciuto tanto il laboratorio diretto dal responsabile Fabrizio Cantamessa. La rassegna è frutto di un lavoro di condivisione e di un progetto di accoglienza educativa che Mare Nostrum pratica nei confronti di ragazzi provenienti da situazioni estreme di paesi del Mediterraneo. Il trascorrere del tempo in laboratorio permette ai giovani di realizzare oggetti belli e scoprirsi creativi e positivi, ha commentato Cantamessa, il quale vive con giovani egiziani, tunisini, marocchini e albanesi, che a casa Bettania trovano pace e prospettive alla loro ricerca di una vita migliore. A diversi di loro, raggiunta la maggiore età, abbiamo trovato un lavoro stabile. Viste poi le tante richieste di acquisto, si sta pensando a un'asta benefica che sarà comunicata dagli organizzatori ed il cui ricavato andrà a beneficio di un soggetto non profit della città di Alessandria. PEM è la rassegna Parole in Musica che ha preso il via il 24 agosto scorso, toccando 10 comuni con capofila San Salvatore e Monferrato, chiuderà domani alle 21 al Teatro Comunale di San Salvatore con una serata omaggio per Ernesto Ferrero, storico direttore del Salone del Libro di Torino a un anno dalla sua scomparsa. Ferrero è stato direttore di tante case editrici importanti come Bollati, Boringhieri, Garzanti, Mondadori e anche scritto libri molto importanti di narrativa. Dal 1998 al 2016 è stato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. In occasione della giornata di valorizzazione del patrimonio culturale prevista sabato prossimo, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo sarà presente nell'ex complesso conventuale San Francesco, già ospedale militare, di Alessandria per presentare il cantiere in corso volto al restauro e alla rifunzionalizzazione della chiesa, che sarà in futuro adibita a nuova sede espositiva delle collezioni civiche, storico-artistiche e dei materiali archeologici provenienti dal territorio alessandrino nell'ambito dei lavori finanziati dalla città di Alessandria e in parte dal Ministero della Cultura. Le visite guidate, previste a cura del personale della soprintendenza in collaborazione con l'impresa esecutrice, avranno una durata di circa un'ora, con partenze alle ore 10:15, 11:30, 12:45. Per ragioni organizzative e di sicurezza, ogni partenza saranno accompagnate nella visita al cantiere complessivamente 20 persone ogni turno, che dovranno prenotarsi scrivendo all'indirizzo che avete visto in sovrimpressione. E siamo così allo sport. Allora, per quanto riguarda la pagina sportiva curata come sempre da Fabrizio Mattana, sospesi per il maltempo i campionati dilettantistici di calcio, l'attenzione degli sportivi nel fine settimana è stata rivolta particolarmente al basket. Ancora una vittoria per il Dertona, che può esultare per il duplice successo in Serie A, sia in campo maschile che in quello femminile. In A2 invece è incappato della quarta sconfitta consecutiva il Monferrato. Subito dopo la pagina sportiva le previsioni del tempo e poi non perdetevi l'appuntamento giornaliero con TG Sport. Come sempre tanti gli argomenti in vetrina, in primis sicuramente la sfida di ieri sera tra l'Inter e la Juventus, che è terminata in parità con 4 reti per parte. Una vittoria che poi alla fine
fa felice solamente il Napoli. Inzaghi ha dichiarato: siamo delusi, non possiamo prendere 4 gol, mentre Thiago Motta della Juventus alla pari con una delle favorite, questo il suo commento. Domani intanto si torna in campo e c'è subito la sfida tra il Milan e il Napoli. Bene, grazie per aver seguito questa edizione del nostro telegiornale, come sempre ci vediamo più tardi e quindi arrivederci. Roberto Andertone spugna il campo della Trapani Shark nella quinta giornata della Serie A Unipol. Dopo Varese arriva la seconda vittoria su 2 in trasferta in questo inizio di stagione, stavolta ai danni dell'ambiziosa neopromossa, sconfitta per 84-78 al termine di una partita giocata in maniera impeccabile dalla squadra bianconera, che blocca a 3 la striscia di successi dei trapanesi. Credo che siamo stati molto bravi a gestire anche tatticamente la partita, alternando le difese, ma soprattutto i ragazzi sono stati molto sul piano partita e da tutti ho avuto un contributo che credo sia stata poi la chiave vera di questa vittoria, visti anche i problemi di falli che abbiamo avuto con i giocatori del quintetto, da Cusi a Camagate e poi altri durante la partita. Sono molto contento perché Trapani è una squadra di grandissima qualità, una squadra costruita per arrivare in fondo e quindi è una vittoria credo meritata, visto l'andamento dei 40 minuti e soprattutto strutturata, e questo deve darci consistenza perché comunque abbiamo poi tante altre partite da giocare. Ora per il Lettone è giusto il tempo di tornare a casa e riprendere un altro volo per Lisbona, dove domani alle 21.30 chiuderà l'andata del girone D di Champions League contro il Benfica. In campionato il prossimo appuntamento invece per domenica 3 novembre con la sfida casalinga contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma alle 17.30 al Palenergica Ferraris di Casale. In campo femminile terza vittoria consecutiva in campionato per l'Autosped Lettone contro la Dinamo Sassari per 71-61. Abbiamo fatto un grande passo in avanti nel controllo dei rimbalzi tra il primo e il secondo tempo. Credo che abbiamo forzato tantissime palle perse e abbiamo tenuto una squadra che ha un potenziale, non so, una media punti comunque molto alta, a 61, e quindi oltre, diciamo, i ringraziamenti allo staff, anche il merito alle ragazze per la tenuta mentale che hanno avuto per tutto l'arco della partita e anche in queste settimane. Adesso cerchiamo di non mollare la presa fino alla pausa e niente, siamo molto contenti. In A2 quarta sconfitta consecutiva per la Novi Più Monferrato Basket, vince Legnano 91-75 e si conferma capolista del girone.